Finalmente siamo arrivati nella settimana in cui uscirà FC24. Oggi andiamo a vedere insieme una guida per iniziare al meglio su Ultimate Team. Ciao ragazzi, bentornati sul mio canale YouTube. Come vi dicevo nell'introduzione, finalmente siamo arrivati alla settimana di FC24, il gioco che voi o non voi aspettiamo per tutta l'estate e che finalmente sta per arrivare tra le nostre mani. Quindi, per cominciare, voglio fare un recapino di quelle che sono le date da segnare in rosso sul calendario per questa settimana. Infatti, il primo giorno importante sarà il 20 settembre, ossia mercoledì, quando tra le 17 e le 20 è previsto il rilascio della web app, per cui la versione web che ci permetterà di poter entrare, iniziare a creare il nostro Ultimate Team e muoverci i primi passi. Il giorno successivo, ovvero giovedì 21, sarà invece possibile scaricare la Companion App, quindi la versione mobile della web app. Mentre il 22, per tutti coloro che hanno prenotato la versione Ultimate o che hanno sottoscritto l'abbonamento EA Play per 3,99€ al mese, sarà possibile accedere al gioco completo, nel secondo caso però solamente per le 10 ore di prova classiche, e vi ricordo che in questo caso dovete essere molto attenti quando chiudete e spegnete la vostra console. Chiudete per bene l'app, altrimenti vi vengono scalate le ore in background e quindi rimanete poi con un pugno di mosche in mano perché siete convinti che avete ancora delle ore e in realtà, pur non giocando, le avete perse. Quindi occhio a questa cosa qui. Inoltre anche un'altra parentesi per gli utenti Xbox, perché sarà possibile sfruttare come al solito lo stratagemma della time zone. Cosa vuol dire? Che per tutti coloro che giocano su console di casa Microsoft, giorno 21, sfruttando il fuso orario della Nuova Zelanda e cambiando appunto il proprio paese di residenza da Italia a Nuova Zelanda, sarà possibile con le 12 ore di vantaggio iniziare ad accedere al gioco più o meno intorno alle ore 13-14, quindi monitorate bene giovedì in questo caso la vostra console con questo piccolo cambio per vedere se riuscite a giocare. Mentre per quanto riguarda la PlayStation invece è previsto il pre-download il giorno 20, mentre l'accesso al gioco nella notte tra il 21 e il 22 a mezzanotte. Per gli utenti PC invece dalle 6 di mattina del 22, sempre in caso di versione Ultimate o in caso di PC di abbonamento EA Play Pro. Fissate per bene quelle che sono le date importanti, adesso iniziamo con quello che è il contenuto di questo video, ovvero la guida per startare su FC24 Ultimate Team alla maniera migliore possibile. Innanzitutto, questo è l'account Road to Glory che ho utilizzato su FIFA 23, perché chiaramente non mi è possibile ancora accedere a FC24, ma possiamo utilizzarlo per andare a vedere un paio di cosette. Quando andremo a loggare sulla web app, davanti a noi avremo la possibilità di selezionare come al solito la nazionalità con la quale partire. Tanti giocatori, magari alle prime armi o anche quelli più navigati, perché però ignorano questo piccolo dettaglio, vanno a selezionare nazionalità ad esempio come Francia, Inghilterra, perché sperano di trovare subito giocatori come Mbappé eccetera, ma in realtà questo non è possibile, perché quel pacchetto lì di benvenuto in realtà contiene delle carte oro non rare, carte argento, ma soprattutto delle carte bronzo. Carte che in realtà potrebbero tornare molto comodo per il completamento di alcune prime SBC, e sappiamo che quelle SBC di solito tra i requisiti primari che hanno sono proprio quelli di avere giocatori appartenenti a diversi campionati, ma che linkano tra di loro per la nazionalità. E quali sono le due nazioni che secondo me conviene andare a sfruttare in tal senso? Sono quella brasiliana e quella argentina. E vi domanderete a questo punto il perché. La risposta è semplice: perché su FC24 non sarà presente né il campionato argentino né il campionato brasiliano, per cui sarà molto più facile ricevere dei giocatori appartenenti a campionati diversi ma che linkano tra di loro e che quindi ci permetteranno il completamento delle SBC iniziali. Per cui il mio consiglio sulla nazione di partenza è su Argentina e Brasile. Successivamente, negli anni passati, eravamo abituati ad aprire i pacchetti di benvenuto. Pacchetti di benvenuto però che non è detto che quest'anno riceveremo, visto che è stata azzerata la storicità degli anni precedenti, visto che cambia il nome ma l'azienda rimane la stessa, si è fatto uno spartiacque tra il passato e quello che sarà il presente ed il futuro. Per cui non riceveremo dei pacchetti bonus su quella che è stata l'esperienza dei FIFA precedenti, ma riceveremo, se giocheremo entro il primo novembre, lo status di fondatore FUT.
Lo status di fondatore FUT ci permetterà di ricevere degli oggetti particolari come divise, stadio, oggetti per personalizzare lo stadio, ma soprattutto i punti esperienza. A cosa si servono i punti esperienza? Molto semplice, serviranno a scalare quelli che sono i primi livelli del pass stagionale, cosa che io mi aspetto ci andrà a regalare sia dei pacchetti, ma soprattutto il bonus, quello dei crediti in base alle partite che andiamo a giocare, per cui il più 1000, il più 2000, il più 1500, insomma, quel classico perk che ci fa macinare un po' di crediti in base a quella che è la nostra esperienza iniziale di gioco. Quindi attenzione ad andare a guardare il pass e sfruttare il bonus esperienza dello status di fondatore. Poi magari qualche pacchetto potremmo anche riceverlo, però fate attenzione e non abbiate l'illusione di ricevere subito quelli che sono i pacchetti che avete farmato su FIFA 23 durante la promo precampionato. Infatti è stato ufficializzato proprio nelle pitch notes di qualche giorno fa che quei pacchetti lì dovrebbero essere consegnati intorno al 12 novembre e tra l'altro si tratterà al 99,9% di pacchetti non scambiabili, per cui sono pacchetti giocatore nei quali sì, potremo effettivamente sculare qualcosina, ma che non ci daranno nessun boost in termini economici. Smaltite queste pratiche burocratiche iniziali, la maggior parte degli utenti avranno a disposizione i 4600 FC Points del pre-order. Su questi però torneremo in un video dedicato tra qualche giorno, visto che sembrano pochi, ma utilizzati nel corretto modo e con i giusti tempi sono praticamente l'equivalente del triplo se spesi a novembre, quindi ci tengo a dedicare un video apposito a questo argomento. Quindi andrei sulle modalità. Quali sono le modalità da aggredire inizialmente su FC24? Qualcuno potrebbe pensare banalmente subito a quelle online, le Rivals, i Draft, eccetera. Ma in realtà non è così, e partiamo dalle Squad Battles, che quest'anno per me hanno una duplice valenza. Innanzitutto vi permettono di poter iniziare con una squadra proprio basic, che potete anche racimolare da quelli che sono pacchetti iniziali e perk della nazionalità che avete scelto, andando a selezionare magari una difficoltà non troppo estrema. In più quest'anno le Squad Battles, per potervi piazzare a premio, sono passate da 40 a 32 e il minutaggio dei tempi da 6 a 4, rendendo comunque l'esperienza di gioco sì noiosa, ragazzi, perché purtroppo giocare contro la CPU non è il massimo e sono io il primo a dirvelo, però comunque meno dispendioso in termini di tempo e soprattutto di, appunto, fatica che uno deve passare a fare una cosa che non è che gli faccia impazzire. Però perché è importante giocare le Squad Battles? Giorno 22 sarà venerdì. Le Squad Battles sappiamo bene che rilasciano i premi la domenica, per cui se noi tra venerdì e sabato andiamo a giocare le Squad Battles, la domenica avremo la possibilità di prendere già dei pacchetti, scambiabili se ci piazziamo in delle posizioni decenti. Per cui occhio a non sottovalutare le Squad Battles e a trattarle come una modalità morente ed ininfluente solamente perché offline, ma di solito è appunto il primo step da fare per ricevere qualcosina in termini di premi decenti. La seconda modalità che dobbiamo andare a trattare sono i Foot Moments, che sono stati introdotti l'anno scorso, e anche i Foot Moments secondo me sono una modalità un po' snobbata ingiustamente. Per lo stesso motivo delle Squad Battles, è vero che si tratta di una modalità offline ed è vero che si tratta di una modalità dove magari all'inizio saranno anche presenti dei requisiti, come vedete, per la vostra rosa per poter partecipare, ma non si tratta di requisiti incredibili, per dire queste sono quelle standard che non ho fatto considerando che questo è un account Road to Glory e possiamo vedere che chiede una rosa con valutazione complessiva minimo 67 e un'intesa totale di 12. E poi bisogna andare a completare quelli che sono gli obiettivi, ovvero completarla a difficoltà principiante, valutazione della CPU quindi 69, l'intesa della CPU è 10, il modulo che verrà utilizzato è il 4-4-2, attacco equilibrato, difesa equilibrata e va completata entro 4 minuti e 50. Andando a completare i primi Foot Moments andremo a racimolare le prime stelle. Cosa ci permettono di fare le stelle? Ovvero, andando nella galleria delle stelle sarà possibile andare a riscattare sia dei giocatori che possano essere in prestito o meno, ma soprattutto dei pacchetti di benvenuto che nella maggior parte dei casi sono sempre non scambiabili, ma che comunque possono darvi la possibilità di trovare un giocatore
di fascia medio-alta che dai pacchetti normale non potreste mai trovare e che comunque piazzate in squadra per un determinato periodo di tempo e vi permette di salvare crediti per quel determinato ruolo che poi possono essere investiti per altri reparti. Quindi passati questi primi giorni di adattamento, dove secondo me non sono da sottovalutare le modalità offline per arrivare a domenica, da lunedì secondo me siamo pronti con la prima squadretta che magari abbiamo costruito a lanciarci chiaramente nelle Rivals che sono fondamentali, visto che poi arrivati al giovedì rilasciano i loro premi che servono tantissimo come boost iniziale alla nostra squadra. E mi raccomando, occhio a non sottovalutare all'interno delle Rivals i premi non scambiabili, perché inizialmente magari vi sembreranno pacchetti di poco conto, però di solito con le opzioni non scambiabili vengono dati i crediti che magari all'inizio possono permettere di portare a casa dei giocatori che sono abbastanza buggati e che fanno fare un salto di qualità alla nostra squadra. Per cui per dire, già una divisione 7 arrivati al livello 1 permette di potersi portare a casa con la opzione 3 pacchetti non scambiabili, 5.000 crediti e i punti di qualificazione ai playoff della FUT Champions. Quindi occhio, valutate per bene tutte quante le alternative senza fiondarvi subito ad occhi chiusi sui pacchetti scambiabili cercando la sculata milionaria, perché sapete che quella è difficile che arrivi, insomma, soprattutto sui pacchetti che vi regala il gioco, perché lo abbiamo visto negli ultimi anni, a meno che non ci sia un'inversione di tendenza quest'anno, ma insomma ho i miei dubbi perché hanno sempre il braccino corto in casa EA. Un altro motivo per il quale io non vi consiglio di lanciarvi ad occhi chiusi sulle modalità online è il capitolo patch. Voi dite, cavolo Matte, ma il gioco non è manco uscito, già me pensi alla patch? Io vi dico sì, perché io mi aspetto come al solito dopo l'uscita generale del gioco il 29, tra l'inizio della prima Weekend League e la settimana immediatamente successiva, una patch. Per cui io non vorrei che voi sprecaste il vostro tempo nell'imparare le meccaniche, insomma il modo di giocare online, per poi vederlo stravolto dopo 10 giorni dall'uscita del gioco. Invece banalmente, se fate le cose contro la CPU, comunque riuscite tranquillamente a già capire qualcosina e evitare di buttare il vostro tempo senza che vi vengano dati dei premi, cosa che vi danno sia le squad battles che i futuri. Quindi, presi anche i premi delle Rivals, bene o male siamo entrati in area Weekend League. La prima Weekend League che io mi aspetto come al solito nella settimana successiva al 29 settembre, quindi la prima settimana di ottobre, e che ci permetterà di confrontarci con la competizione más linda del mondo, quella che dovrebbe anche rilasciare i premi migliori. E a questo argomento è dunque collegata la domanda da mille una notte: Matte, ma quando la faccio la squadra? Ed eccoci. Perché questo è un argomento che meriterebbe probabilmente decine di video e non una piccola parte all'interno della guida su come iniziare Ultimate Team, perché ci sono delle diverse scuole di pensiero. Il mercato di Ultimate Team non è altro che un mercato normale che si muove con quelle forze lì, in base a potere d'acquisto, domanda e offerta. Per cui il mio consiglio che mi sento di dare inizialmente, poi andremo a valutare caso per caso, magari in altri video, comunque lo sapete, nelle live quotidiane sulla piattaforma Viola, e di valutare per bene quelli che sono gli acquisti che voi dovete fare. Nel senso che se voi vi andate a comprare un Muriel, un giocatore comunque con un overall basso, il classico buggato, inizialmente quella è una carta che potrebbe costarvi 5-6.000 crediti, ma è una carta che, passato magari l'hype della prima Weekend League, si abbassa e si dimezza, perché è una carta con overall basso e che, se viene sbustata ovviamente con la gente che spacchetta, più carte ci sono sul mercato, meno è la domanda, il prezzo crolla. Quindi il mio consiglio è: vanno bene questo tipo di giocatori qua, ma valutate con attenzione. Piuttosto, se riuscite, mettete da parte i crediti per fare degli acquisti che vi dureranno a medio-lungo termine. Magari preferite degli overall un po' più alti, ma leggermente più scarsi, ma che proprio per quella loro peculiarità statistica mantengono un po' più il prezzo. Per dirvi, tra un Kvara che è 86 ed è 5-5 e inizialmente si costicchierà qualcosina perché uno dei pochi giocatori 5-5, e un giocatore con overall più basso come può essere magari un Felipe Anderson che è solo super veloce, magari faccio il sacrificio e prendo Kvara che a medio termine mi tiene più il prezzo e lo posso poi sostituire con un giocatore di fascia superiore, piuttosto che andare su un Felipe Anderson che solo per la sua velocità smisurata inizialmente ti costa tantissimo e poi lo vai a sostituire dopo poco con molta facilità. Quindi valutate bene quali sono i vostri obiettivi di mercato. È chiaro che poi la prima squadretta builder buggata la faremo, penso, il 90% di noi con quelle carte lì.
Ma poi non statevi a strappare le vesti se perdete dei crediti, ma questo prendetelo come consiglio generale, perché i crediti tanto durante tutto l'anno si perderanno su qualsiasi carta, si perderanno su un Mbappé oro, quando uscirà il Toti e quando uscirà il Tots. I crediti si perdono e si fanno, non la dovete vivere come una sconfitta quando una vostra carta perde valore, o non la dovete vivere come una vittoria incredibile quando una vostra carta invece prende valore, perché è semplicemente il ricambio e il gioco delle parti. Un ultimo cenno meritano poi le SBC, ovvero le sfide creazione rosa. Voi sicuramente stavate pensando, ma te scusa, ma le SBC avanzate che fai, te le sei dimenticate? No che non me le sono dimenticate. Però, come saprete meglio di me, dall'anno scorso questo tipo di sfide sono diventate non scambiabili. Quindi quel, diciamo, bonus che ti dava una sfida di questo tipo, per quanto difficile, ma ti dava un pacchetto di tutto rispetto scambiabile dal quale si poteva sculare qualcosa da vendere per poi comprare giocatori che potevano servire alla nostra squadra maggiormente, si è un po' perso. Chiaro che lo stesso discorso può valere nel caso in cui io vado a trovare una carta non scambiabile che la piazzo là e magari me la tengo per un po', salvando crediti che uso da altre parti, come vi dicevo in precedenza. Però quel senso di urgenza che prima avevano le squad battles, scusatemi, le SBC, soprattutto quelle avanzate, si è un po' perso, perché alcune di queste sono parecchio dispendiose, perché poi lo sapete che vanno i giocatori nelle feed di Footbin, le state a strapagare, diventa un casino, e poi rischiate che il ritorno in termini effettivamente di utilità per la vostra squadra è esiguo. Per cui io starei attento, completarle sì, perché non si sa mai, però non subito, non come cosa primaria. Magari vi iniziate a prendere i premi squad battles che potrebbero darvi qualche carta inutile da buttare, vi fate i primi livelli del pass che vi dà qualche pacchettino, potreste anche aspettare al giovedì con i premi delle rivals, e così ve le andate a completare con carte che non usate, vi costano zero e magari vi ritornano al massimo in termini di resa. Ragazzoni, che dire, per questo video è tutto. Nei commenti fatemi sapere se ho lasciato qualcosa e magari se avete qualche suggerimento che potrebbe tornare utile sia a me, che non si smette mai di imparare, ma soprattutto agli altri utenti che seguono il canale. Poi ormai siamo arrivati nel momento clou, quindi io non vedo l'ora di ripartire qui su YouTube con contenuti anche short da altre parti, sulla piattaforma vi con le live, sono veramente cariche. Vi ricordo di iscrivervi che è gratuito e però a me fa tanto comodo e soprattutto piacere. Un salutone dal vostro Riberoschi e a presto. Ciao.